Signore e signori, buongiorno. Do il benvenuto a tutti coloro che sono venuti qui in presenza all'auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli e a tutti coloro che ci stanno seguendo dalle dirette Facebook e YouTube. Oggi il nostro ospite è Paolo Flores d'Arcais, che a nome dell'Associazione per la Costituzione ringrazio infinitamente per la partecipazione. Il dottor Paolo Flores d'Arcais è filosofo, anima e direttore della rivista Micromega, che è la più importante rivista politica e culturale italiana. Micromega è da sempre al servizio delle più importanti battaglie civili e democratiche e negli ultimi 36 anni ha ospitato i contributi dei più importanti politici, filosofi, storici, economisti e giornalisti italiani. Oggi il dottor Paolo Flores d'Arcais ci parlerà del politicamente corretto contro la libertà di espressione e di come questi termini, nati decine di anni fa, senza cattive intenzioni, siano diventati una forma sempre più pesante e inaccettabile di censura. Ricordo che l'incontro durerà circa una quarantina di minuti e che alla fine verrà riservato uno spazio di circa 5-10 minuti, dove sia coloro che sono venuti qui in presenza, intervenendo direttamente, che coloro che ci stanno vedendo da YouTube e Facebook, potranno porre delle domande al dottor Flores d'Arcais. A lei la parola, dottore. Grazie, grazie dell'invito. L'articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di espressione. Articoli analoghi si trovano in tutte le Costituzioni, democratiche del mondo. Storicamente sono sempre state le forze di destra a cercare di ridurre i margini di libertà di espressione, a esercitare in una forma più o meno esplicita o più o meno manipolante, la censura. Io voglio invece occuparmi di un fenomeno che è nuovo e che io ritengo estremamente pericoloso, perché per la prima volta nella storia, da qualche anno in qua, inizialmente nei paesi di lingua anglosassone, negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma ormai sempre più anche negli altri paesi occidentali, sono delle forze di sinistra a voler esercitare la censura. In nome di ragioni in apparenza sacrosante, perché il politicamente corretto, l'espressione viene dall'inglese, dall'americano, politically correct, nasce alcune decine di anni fa negli Stati Uniti con le migliori intenzioni, ripeto. Le migliori intenzioni sono quelle di difendere e garantire le minoranze che sono sempre state emarginate, aggredite, insultate e quindi difendere la dignità di queste minoranze, che sono minoranze razziali, minoranze di orientamento sessuale, minoranze che minoranze non sono, come le donne, che sono più della metà della popolazione in genere, ma che hanno sempre avuto meno chance. Ecco, con le migliori intenzioni si vuole proteggere queste minoranze dall'insulto, dall'offesa. Il problema è che la linea di confine fra l'offesa e la critica è estremamente labile e il politicamente corretto nel corso degli anni direi che è andato sempre più cancellando questa linea di confine e in nome della protezione dalle offese per le minoranze ha finito per esercitare una censura che ormai è arrivata al paradosso e a degli eccessi che sarebbero comici se non fossero tragici per le conseguenze che hanno. Faccio solo qualche esempio. Che cosa vuol dire avere il diritto di non essere offesi? Qualsiasi critica a delle idee,
può risultare offensiva per delle persone che in quelle idee credano. Io, ad esempio, sono ateo, considero le religioni tutte delle superstizioni, e ogni volta che c'è una pratica religiosa o un discorso religioso, io mi sento offeso, se vogliamo, rispetto a quello che credo invece dovrebbe essere l'atteggiamento normale, un atteggiamento critico e quindi di critica verso tutte le superstizioni. Ma non faccio discendere da questo il fatto che allora non voglio più sentire, siccome a me danno fastidio i discorsi religiosi, non devono più esserci discorsi religiosi. Sarebbe folle una pretesa di questo genere. Eppure pretese analoghe, ma di segno opposto, stanno diventando normali. Anzi, vi sono gruppi religiosi che, quando considerano la critica alla loro religione un'offesa, ritengono che questa offesa possa, in alcuni casi, debba essere lavata col sangue. Alcune decine di anni fa, uno scrittore, Salman Rushdie, scrisse un romanzo, era il suo quarto romanzo, Versetti satanici, e l'ayatollah Khomeini lanciò una fatwa, cioè un ordine di condanna a morte, che è valida tuttora. Ogni fedele dell'Islam, sulla base di questa fatwa, ha il diritto dovere di uccidere Salman Rushdie se riesce a farlo. È in nome di questa stessa idea che non si deve essere offesi che qualche anno fa ci fu la strage della redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Un commando islamico, di fanatici islamici, uccise a colpi di Kalashnikov l'intera redazione. Credo che si salvò una persona e chi per fortuna ancora non era entrato in redazione. Ma appunto queste sono, diciamo, le atteggiamenti di fenomeni che consideriamo di fanatismo. Il fatto è che invece negli anni è da parte di chi si ritiene un democratico anzi progressista, che sempre più, in nome del diritto a non essere offesi, si pretende di mettere la mordacchia alle persone, di censurarle. Nel mondo anglosassone siamo arrivati al punto che ormai si censura anche William Shakespeare. Perché si pretende di censurare William Shakespeare? E c'è un progetto in atto di riscrivere tutte le opere di Shakespeare senza le parti cosiddette offensive. Ora, le parti che possono risultare offensive a delle sensibilità contemporanee nelle opere di Shakespeare sono tantissime, visto che Shakespeare viveva qualche secolo fa. Shakespeare certo non credeva all'eguaglianza fra uomini e donne, e alcune sue opere sono chiaramente misogene. Shakespeare aveva dei momenti di razzismo e sicuramente di antisemitismo, basti pensare al Mercante di Venezia e alla figura di Shylock. Shakespeare detestava la democrazia. E possiamo trovare un'infinità di cose che sono inaccettabili per la nostra sensibilità, ma questo non può essere un motivo per censurare Shakespeare, perché se noi dovessimo censurare tutto ciò che può risultare sgradevole o inaccettabile per la nostra sensibilità, dovremmo cancellare la storia, visto che appunto la nostra sensibilità è qualcosa di recente, recentissimo, che la democrazia e i valori in coerenza con la democrazia sono una conquista recentissima, una conquista
che viene fuori dopo secoli di lotte e quindi non può ritrovarsi nel passato. Nel passato ritroveremo esattamente quelle scelte morali, quelle abitudini, quegli insieme di valori contro cui faticosamente attraverso secoli di lotta è nata la democrazia e la nostra sensibilità. Ora, nel campo della letteratura, l'elenco delle cose che si vogliono censurare ormai è talmente lungo che neanche più lo faccio, ma quello che colpisce è che le richieste di censura nascano sempre più da parte di gruppi studenteschi e di gruppi studenteschi radicali di sinistra, che ritengono in qualche modo di essere gli eredi dei movimenti che mezzo secolo fa hanno dato luogo alla contestazione negli Stati Uniti e poi in Europa col 68. Solo che questi gruppi di studenti che credono di rappresentare il possibile 68 di oggi dimenticano che, per esempio, la contestazione nei campus americani a metà degli anni 60 nasce esattamente in nome del free speech, del diritto degli studenti a dire liberamente la loro e a fare comizi anche politici in piena libertà nei campus. E siamo perciò a una sorta di incredibile rovesciamento. Oggi in qualsiasi corso di letteratura, di storia, di sociologia, in cui si affrontino argomenti eticamente controversi e nel campo della cultura è evidente che ogni cosa importante affronta dei temi eticamente controversi, si tratti appunto di letteratura, si tratti di storia, si tratti di sociologia, molti professori sono costretti a mettere una sorta di annuncio: guardate che questo corso potrebbe ferire, offendere la sensibilità di qualcuno. A questo punto siamo al paradosso per cui cercare di sviluppare una capacità critica è qualcosa rispetto alla quale bisogna essere protetti, perché la capacità critica può risultare offensiva. Ma è ovvio che la critica possa sempre risultare offensiva se si rivolge contro idee che a noi stanno a cuore. Se davvero accettassimo il criterio per cui chi si sente offeso può stabilire che le cose che le offendono vanno proibite, noi metteremo in mano la libertà di espressione non all'articolo 21 della Costituzione, ma alle persone più fanatiche, perché le persone che si offendono più facilmente sono ovviamente le persone più fanatiche. Un cattolico medio in Italia ormai non si offende più neppure di fronte alle bestemmie, meno che mai di fronte a delle critiche sulla propria religione, ma un integralista trova invece offensivo qualsiasi attacco alla religione. La stessa cosa per il mondo, per la religione islamica o per l'ebraismo. Quindi noi, se accettassimo l'idea che ciò che può offendere qualcuno deve essere proibito, metteremo al posto dell'articolo 21 il diritto dei fanatici di decidere che cosa è ammesso e che cosa non è ammesso. Di recente, forse ricorderete che quando c'è stato l'insediamento del nuovo presidente americano Biden, durante la cerimonia sono state lette delle poesie. Una giovane poetessa ha letto alcune poesie, devo dire,
francamente bruttine assai, molto mediocri, ma questo è un altro discorso. Ovviamente aver letto le proprie poesie all'inaugurazione del mandato presidenziale ha garantito a questa giovane poetessa un'audience incredibile di centinaia di milioni di persone, anzi centinaia e centinaia, visto che tutto il mondo di lingua inglese, se voleva, ha seguito questa trasmissione. Questa poetessa quindi è diventata, benché giovane e ripeto molto mediocre, è diventata famosissima. In tutto il mondo si sono volute tradurre le sue poesie, sicuri gli editori di fare un ottimo affare. In Europa, mi sembra in Olanda, era stata scelta la migliore poetessa traduttrice dall'inglese. Quando queste poesie erano già state tradotte, la traduzione è stata bloccata. Perché è stata bloccata? Perché la traduttrice era una olandese, bianca. La poetessa di cui stiamo parlando era nera. E quindi non si può, un bianco non deve tradurre un nero, perché sarebbe una forma di offesa, di diminuzione. E la stessa cosa è avvenuta poi in tanti altri paesi dove queste traduzioni erano già in corso. Ora, pensate all'assurdo a cui porta una logica di questo genere. E un poeta omosessuale non potrà più essere tradotto da un eterosessuale, una donna non potrà più essere tradotta da un uomo non potrà più essere tradotto da una donna, e un handicappato non potrà essere tradotto che da un traduttore handicappato, e un poeta comunista dovrà essere tradotto per forza da un traduttore comunista, e alla fine un poeta morto suicida, da chi potrà essere tradotto? Da un altro poeta che si è già suicidato? Ora, l'assurdità di tutto ciò nasce dal fatto che una cosa di così evidente follia logica sta invece vincendo. Le traduzioni di questa poetessa sono state fatte solo da giovani poetesse nere in molti casi, ma con questa logica, se questa logica si afferma, non si potrà più tradurre, non conterà più la qualità della traduzione, conterà l'identità delle persone. Ora, la questione della identità, che è al cuore di tutte le derive, le deformazioni e le assurdità del politicamente corretto, nascono dal fatto che si pretende che ciascuno di noi abbia una identità predefinita e che anzi le caratteristiche di questa identità siano legate a uno, a due o a tre aspetti. In realtà ciascuno di noi, l'identità di ciascuno di noi è una sorta di mosaico, è fatto di tanti ingredienti, di tante tessere, dipende naturalmente dal sesso, ci dividiamo in uomini, donne e in una piccolissima percentuale di persone che non appartengono a nessuno di questi due sessi, e ci distinguiamo per i caratteri visibili della pelle, altri caratteri somatici che vengono indicati come caratteri razziali, benché in realtà nessuno di noi appartenga a una razza pura, e tutti originiamo dai primi Homo sapiens che nascono in Africa, che erano tutti di pelle nera, e tutto il resto sono semplicemente delle
separazioni, delle mutazioni e dei rimescolamenti. La nostra identità è data, per esempio, dalle nostre preferenze sessuali, è data dalla nostra religione, ma è data anche, per esempio, dai nostri hobby, che in alcuni, e dalla nostra professione, che in alcuni casi è da noi considerata la cosa più importante, dalla nostra squadra del cuore. Si dirà la squadra del cuore è una cosa frivola, quindi meno importante rispetto alla religione. Se vediamo quello che succede col tifo negli stadi e con le conseguenze sociali anche di una vittoria in una partita, possiamo francamente riconoscere che per molte persone il tifo per la propria squadra è parte integrante della propria individualità, della propria identità, più di moltissime altre cose. Ecco, non solo l'identità di ciascuno di noi è un mosaico, ma direi che è un mosaico che cambia di continuo. La preponderanza di uno o di un altro aspetto cambia nel corso della nostra vita. Ora, che senso ha stabilire allora che l'identità di qualcuno è data dall'appartenenza a una minoranza etnica o dalla condivisione di una religione? Sono tutti aspetti che non possono essere rilevanti. La nostra Costituzione, come tutte le Costituzioni democratiche, appunto chiede e vuole realizzare una eguaglianza che prescinda da tutte queste differenze. Dobbiamo avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, che si sia bianchi, che si sia neri, che si sia di etnia latina, che si sia eterosessuali, che si sia omosessuali, che si sia credenti, che si sia non credenti e così via. Eppure il politicamente corretto invece vuole ripristinare queste caratteristiche identitarie. E per cui si incominciano di recente in uno degli stati, il governatore, che è una governatrice di uno stato americano, ha per esempio deciso, lei è nera, di rispondere nelle conferenze stampa solo a giornalisti neri. Questa è una forma di razzismo alla rovescia, ma è una forma razzismo, e non può valere l'idea che, siccome per secoli i neri sono stati oppressi, allora il risarcimento passa attraverso delle discriminazioni verso alcuni che oggi sono bianchi. Perché una delle grandi conquiste, una delle prime conquiste della democrazia, direi anzi una delle conquiste che viene prima della democrazia e sul fondamento delle quali si è costruita la democrazia, è che la responsabilità e la colpa di ciascuno è individuale. Nelle legislazioni di tipo premoderno, addirittura tribale, le colpe dei genitori ricadono sui figli. Sui figli non possono ricadere né le colpe, non possono ricadere le colpe dei genitori. Da questo punto di vista, il politicamente corretto è reazionario nel senso più profondo del termine, e cioè vuole addirittura rimettere in auge delle forme tribali di sensibilità etico-giuridica. Naturalmente vi sono dei problemi
che il politicamente corretto ha rilanciato, che sono seri e vanno affrontati. Politicamente corretto, diciamo, è un'etichetta sotto cui stanno le cose più diverse, io ne toccherò solo alcune, ma per esempio avrete sentito parlare del problema dei monumenti e dell'abbattimento dei monumenti. Anche qui la questione è nata negli Stati Uniti ed è nata a partire da un problema sacrosanto. Negli Stati Uniti vi fu una sanguinosissima guerra civile fra nord e sud, attraverso la quale fu posta fine alla schiavitù. E per alcuni anni il sud, gli stati del sud, furono governati non attraverso libere elezioni, ma attraverso dei commissari, dei governatori nominati dal nord, visto che il sud si era ribellato alle norme generali dell'Unione e aveva iniziato una guerra civile. E rapidamente, però, purtroppo, gli interessi dei gruppi di potere al nord scelsero la strada di rimettersi d'accordo con i potentati e gli interessi economici del sud, per cui la promessa liberazione degli schiavi fu realizzata dal punto di vista giuridico, ma in realtà la situazione dei neri nel sud continuò a essere molto più che di emarginazione, in qualche caso molto vicina di nuovo allo schiavismo, ma comunque senza godere di quei diritti civili che in teoria gli dovevano essere riconosciuti. Diritti di voto, di organizzazione, di influire nella vita pubblica. E in questa situazione di rivincita dei poteri del sud, i bianchi che nel sud, appunto, le élite bianche che nel sud avevano di nuovo preso il sopravvento, fecero una campagna simbolica con monumenti, grandiosi monumenti ai generali del sud sconfitti, cioè il sud, le oligarchie del sud vollero in qualche modo una rivincita simbolica attraverso i monumenti sul nord abolizionista che aveva abolito la schiavitù. Di recente il movimento dei neri nel sud ha attaccato questi monumenti. Attaccare questi monumenti è sacrosanto, quei monumenti non rappresentano una memoria storica che possa essere riconosciuta come la memoria storica di quel paese. Quei monumenti in effetti sono un'offesa alla stessa Costituzione americana che stabilisce l'eguaglianza di tutti. Solo che il politicamente corretto è passato dalla richiesta di abolire queste che erano, diciamo, delle forme di revanchismo degli schiavisti. È partita da qui, è arrivata a voler distruggere tutte le statue del passato, cominciando da Cristoforo Colombo. In nome di che cosa? Che anche Cristoforo Colombo era un bianco. E sulla base delle sue scoperte ci sarebbero state poi tutte le successive colonizzazioni, eccetera. Ma se si ragiona in questi termini, si deve fare tabula rasa di tutto il passato. Fare tabula rasa di tutto il passato era l'idea appunto dei talebani, per esempio, che quando vanno nei casi in cui sono andati al potere hanno distrutto ogni norma e ogni monumento del passato per stabilire la loro versione del Corano. Non ha nessun senso giudicare personaggi del passato in nome dei nostri valori.
Di modo che, per esempio, c'è chi incomincia a chiedere che vengano abbattuti in Francia anche i monumenti di Voltaire, cioè della personalità più nota dell'illuminismo e di quello spirito critico da cui nasce poi la nostra democrazia moderna. Perché? Perché Voltaire, uomo del suo tempo, uomo molto più avanti del suo tempo per certi aspetti, col suo tempo condivideva alcuni aspetti assolutamente negativi, per esempio l'antisemitismo. L'antisemitismo fino a un'epoca recentissima è stato diffusissimo in tutto l'Occidente. Non si combatte l'antisemitismo pensando di censurare chi 1, 2, 3, 4 secoli fa era antisemita. Lo si combatte combattendo oggi qualsiasi minimo accenno di antisemitismo, ma non certo cercando di censurare il passato, perché nel passato l'antisemitismo c'era, come c'era l'idea dell'inferiorità delle donne. Che le donne avessero un'anima fu una delle questioni dibattute in un concilio della Chiesa Cattolica, credo più di 1000 anni fa, e fu risolto con una maggioranza risicatissima. Ora, che senso ha imputare a epoche passate di essere diverse da noi democratici? Il senso di pretendere di azzerare la storia. Hume è uno dei più grandi filosofi moderni ed è una delle grandi figure della cultura della Gran Bretagna. A Hume era intitolato un edificio di un'università e gli è stata tolta l'intestazione di questo edificio nell'università perché Hume si è trovato una lettera in cui alla richiesta di un suo amico di che investimento fare, gli consigliava di fare un buon investimento in una serie di azioni di una delle compagnie che avevano a che fare con le Indie o con delle piantagioni, cioè compagnie che sicuramente facevano affari anche utilizzando schiavi. Ecco, sulla base di questo si stabilisce in qualche modo che una cosa francamente insignificante nella vita di Hume, aver dato un consiglio di un buon investimento a un suo amico, è sufficiente, anzi pesa più di tutto ciò che Hume ha rappresentato per la storia della cultura e dell'emancipazione dell'umanità. Ripeto, casi di questo genere potrebbero essere moltiplicati in tutti gli aspetti. Siamo arrivati al punto che censurano opere d'arte. Si censurano nel senso proprio che si tolgono i quadri o si coprono perché potrebbero risultare offensivi per la sensibilità di qualcuno. In genere sono opere di nudi. Tradizionalmente la censura veniva esercitata proprio dai settori più retrivi della popolazione, proprio la censura del nudo, quando io ero ragazzo, ancora veniva esercitata. Vi furono film importanti, come film di Pasolini, film di molti altri, che furono censurati perché c'erano scene che, si diceva, offendevano il buon costume. Ora queste stesse cose vengono riproposte
in nome di una non si sa bene quale necessità di non offendere la sensibilità di qualcuno. E si è arrivati a non distinguere più fra le opere di un autore e la vita di un autore. Incominciano a esserci casi sempre più frequenti in cui si vuole togliere da alcuni musei le opere di artisti che hanno avuto una vita scandalosa. Si è addirittura arrivati a discutere se togliere dai musei le opere di Caravaggio. Caravaggio era un poco di buono, forse ha avuto anche dei casi di pedofilia, sicuramente ha assassinato una persona. È un buon motivo per togliere Caravaggio dai musei? Ovviamente no, sarebbe una follia. Le opere di Caravaggio hanno sicuramente a che fare con la vita di Caravaggio, perché la persona è sempre la stessa, ma noi ammiriamo le sue opere. Ora, in campo letterario, quello di mettere all'indice libri di o film di persone che sono state poi oggetto di censura per la loro vita sta diventando una pratica molto, molto diffusa. Oppure di mettere all'indice opere che hanno temi scabrosi. Molti autori contemporanei dicono chiaramente che oggi un classico, perché ormai è un classico, come Lolita di Nabokov, non troverebbe un editore, perché è la storia di una ragazzina adolescente, ora non mi ricordo se Lolita ha 13 o 14 anni, e con un uomo adulto che ne avrà 40, 45, 50. Storie di questo genere non verrebbero più pubblicate, perché il tema è perché nella vita certe cose non si devono fare. Questo mettere sullo stesso piano la vita e le opere è quanto di più assurdo esista. E io non a caso ho utilizzato l'espressione mettere all'indice, perché un tempo esisteva il mettere all'indice, esisteva l'indice dei libri proibiti, che era stabilito, l'elenco era stabilito dal Sant'Uffizio, Sant'Uffizio era quella sezione della Chiesa Cattolica che si che poi ha avuto la sua grande fama per la censura esercitata attraverso processi e torture. Ora, che la messa all'indice venga imposta da opinioni pubbliche che si ritengono di sinistra, per cui gli editori hanno paura a pubblicare certi libri, o i registi hanno paura a utilizzare certi attori perché certi attori sono stati accusati di nefandezze di tipo sessuale, accusati, mai condannati in tribunale. Sta rendendo tutto ciò che è mondo culturale nei suoi vari aspetti assolutamente folle e impraticabile, sta distruggendo la possibilità stessa della cultura e del pensiero critico. E si è arrivati al punto che addirittura si è voluto cominciare a mettere all'indice, sotto queste motivazioni, la musica, la grande musica classica. Non sto parlando solo delle opere. Per le opere la cosa era già
iniziata, era già iniziata parecchi anni fa, credo, non mi ricordo se all'Opera di Vienna, ma insomma un'opera in cui a un certo punto cadevano le teste di alcuni rappresentanti delle religioni, fra cui quella di Maometto, e quest'opera venne bloccata perché una parte del mondo islamico riteneva, giudicava offensiva quest'opera. Sulla stessa base ci fu chi chiese che si censurasse il canto di Dante dedicato a Maometto, in cui ovviamente Dante è molto critico e quindi, secondo alcuni, offensivo nei confronti di Maometto e della religione islamica. Ma si è arrivati di recente a voler togliere nelle scuole di musica, nei conservatori, non mi ricordo in quale paese, ma in uno paese credo in Inghilterra, è già avvenuto, che la grande musica classica è stata messa sullo stesso piano come ore di lezione, importanza, eccetera, con qualsiasi altra forma di musica dei popoli cosiddetti primitivi, perché la musica classica sarebbe la musica di bianchi che con una cultura maschilista, quindi bianchi, patriarcali. Ora, che la maggior parte dei musicisti nella storia fossero maschi e fossero bianchi è un'ovvietà dal punto di vista delle condizioni sociali dell'epoca, per cui a fare musica erano persone in genere bianche e di sesso maschile. Ma da questo a dire che allora dare più spazio alla musica classica rispetto a delle sonorità di musiche di società primitive si tratterebbe di una discriminazione, c'è l'abisso che c'è tra la ragione e la follia, fra lo spirito critico e uno spirito che non saprei francamente come definire. Io però ritengo che tutta questa follia abbia una spiegazione. Perché sono gruppi, personalità della cultura, gente che si ritiene di sinistra, progressista, a cercare di ottenere queste follie? Io credo che nasca dal fatto che, non essendo stati capaci di combattere realmente i fenomeni di ingiustizia e di emarginazione che ci sono oggi, quindi di avere una prospettiva di lotta per sradicare nelle nostre società ancora tutti quegli elementi di ingiustizia e oppressione che ovviamente per prime toccano le donne, le minoranze etniche, le minoranze di orientamento sessuale e così via, incapaci di un'efficace lotta nella realtà, di lotta politico-sociale, ci si risarcisce, ma in realtà ci si rassegna a combattere questa lotta contro simboli del passato. Simboli del passato che ovviamente non sono simboli, perché nel passato Shakespeare non è un simbolo dell'antisemitismo o della misoginia. Shakespeare è il massimo genio della letteratura e ogni sua opera ci mette in funzione il cervello. Hume non è un razzista, Voltaire non è un antisemita. Quindi
l'incapacità di lotte reali, secondo me, sta portando a questo delirio che è il politicamente corretto, che si ritiene essere di sinistra e che invece è una forma assolutamente reazionaria, perché vuole negare la realtà. Ora, il racconto della realtà. Nella realtà esistono ancora forme di oppressione. Bisogna raccontarle, però. Non è che non raccontando più che ci forme di razzismo estirperemo il razzismo, al contrario. Non è che facendo tradurre un poeta nero solo da un altro poeta nero, noi daremo un contributo alla lotta contro il razzismo. Questi atteggiamenti di negazione della realtà, in realtà, sono profondamente di destra. Ci si dimentica troppo spesso, quando si vuole mettere all'indice questa o quell'altra opera perché ci sono comportamenti che sarebbero offensivi oggi per la nostra sensibilità, ci si dimentica che sono sempre stati i fascismi a voler negare che si raccontasse la realtà. È il fascismo che aveva stabilito che nei quotidiani italiani di fatto la cronaca nera non ci dovesse più essere. Perché figuriamoci se in un regime così meraviglioso come quello del Duce ci potevano ancora essere degli omicidi per interesse, per gelosia o per... E così degli omicidi non si parlava. Tutto il movimento del politicamente corretto che ritiene, censurando tutto ciò che potrebbe offendere la sensibilità di qualcuno, di fare opera progressista, non si rende conto invece che sta facendo un'opera profondamente reazionaria e che finirà per avere dei contraccolpi, e sta già regalando a forze di destra, che ovviamente nell'animo rimangono le forze della censura come un tempo, sta regalando il valore libertà di espressione a forze di destra che alla libertà di espressione non credono affatto nel loro intimo. Ecco, io credo che abbiamo fatto i 48 minuti, quindi anzi avrei voluto avere ancora più spazio per la discussione con le persone presenti. Li si chiama pubblico, ma sono invece tanti cittadini con cui è interessante discutere, e in genere, per la mia esperienza, le parti più interessanti delle conferenze sono proprio quelle in cui si discute con voi che siete intervenuti. Grazie ancora a tutti. Professor Flores D'Arcais, la ringrazio moltissimo di questo contributo, il tempo è tiranno, però volevo chiederle una cosa rapidissima e le chiedo appunto una risposta rapidissima, perché dobbiamo passare all'ultimo incontro con Caruana, per dire che anche nella nostra associazione ci sono visioni diverse. E faccio una premessa: io non voglio adesso analizzare il problema che le sto per esporre, ma il principio. Quando è successo il caso di Charlie Hebdo, anche all'interno della nostra associazione io avevo una posizione diversa da altri e io ero assolutamente, totalmente favorevole alla redazione. Altri hanno detto: ma bisogna stare attenti a non urtare la sensibilità, bisognava stare attenti a non arrivare fino a, non so, fare certe immagini o utilizzare certi termini. Per me il problema sta all'inizio, nel manico, sta nella premessa. Ovvero nessuno, e dico nessuno, deve dire a me, a lei e a nessun altro cosa dobbiamo dire che sia un privato. Cioè solo ed esclusivamente, utilizzo l'avverbio esclusivamente, lo Stato deve dire a me, a lei e a chiunque
se abbiamo superato la soglia, e questa soglia sarà data solo dalla legge, perché sennò veniamo meno al concetto di Stato e del principio della sovranità dello Stato. Ovvero, se io vado oltre, lo Stato mi dirà che sono andato in diffamazione, reato individuale, piuttosto istigazione a delinquere, piuttosto altri reati collettivi. Ma se io mi autocensuro, penso sia la fine. Ecco, io da questo punto di vista avverto quasi l'inconsapevolezza di tanti di appartenere allo Stato e che solo lo Stato deve dare a tutti i limiti. Cosa ne pensa? Lei condivide questa mia idea o no? O se no, dove è errata secondo lei? Grazie. La condivido totalmente, non userei la parola Stato, perché noi non siamo noi che apparteniamo allo Stato, noi siamo lo Stato, quindi direi la legge, la Costituzione, ciò che ci tiene insieme come concittadini è esattamente la Costituzione. La Costituzione è il patto attraverso cui si stabiliscono per stare insieme uno di noi, e le leggi ordinarie, che ovviamente proprio per questo non possono essere in contrasto con la Costituzione, stabiliscono i nostri diritti e i nostri doveri. E l'articolo 21 stabilisce appunto che le limitazioni alla nostra libertà di espressione devono essere tassativamente stabilite dalla legge e sono pochissime. Se qualcuno si ritiene diffamato, appunto va in giudizio, ma io non posso andare in giudizio perché mi ritengo diffamato perché è stata offesa la religione in cui credo. Se la religione in cui credi sarà offesa, per te sarà offesa da ogni critica. Tu, come cittadino democratico, devi accettare, perché ciascuno di noi si sentirà offeso in qualche cosa, il diritto reciproco di tutti alla offesa, in qualche modo, quando si tratta di idee e credenze, fa parte della realtà della vita democratica. Nel ringraziare il professor Flores d'Arcais per questa interessante conferenza, vi rimando all'ultimo appuntamento del nostro festival. Saluto il professor d'Arcais e vi rimando alle ore 12 al nostro ultimo appuntamento con Matthew Caruana Galizia sul caso Daphne Caruana Galizia. Arrivederci.